La cooperativa mi ha dato una possibilità, quella di crescere, e quindi seguendo quelli che poi erano le mie inclinazioni, i miei desideri, le mie aspettative, ho trovato nella cooperativa la possibilità di esprimermi. Il mio percorso da educatrice a coordinatrice pedagogica fino ad oggi a supervisore pedagogico. Mi occupo della formazione anche esterna, ovviamente ai nostri servizi. Ma internamente faccio questo lavoro di formazione e supervisione che garantisce non solo la qualità del servizio, ma anche la motivazione. In primis mi sono sentita proprio parte della cooperativa, quindi da dipendente poi socia, e ti sostiene in una crescita, in un percorso evolutivo. Le risorse sono risorse competenti da un punto di vista di titoli, perché si studia molto. Adesso c'è l'obbligo dell'L19, quindi della laurea, e poi anche colleghe che addirittura la magistrale. Quindi hanno e vengono già con un bagaglio di formazione. E poi abbiamo la fortuna che nei nostri servizi abbiamo le educatrici che hanno alle spalle delle competenze, della professionalità e dell'esperienza. Cerchiamo di fare una sorta di tutoraggio e di accompagnamento, affiancare le educatrici nuove ma ricche di risorse provenienti dagli studi a educatrici con competenze e esperienza. Questo fa sì che le educatrici più grandi riescano a sentirsi stimolate da progetti e pensieri innovativi e quelle più giovani di usufruire del bagaglio di esperienza di quelle più grandi. Responsabilità nei confronti dei bambini, delle famiglie e della comunità tutta, perché vedo che i genitori adesso sono sopraffatti. E dai tanti impegni e anche questo senso di colpa, no? Di affrontare la vita, il mondo del lavoro, ma anche le fatiche di una famiglia. E si affidano, ma hanno tanta paura. Per me essere educatrice, e parlo a nome di tutte le mie colleghe, è una crescita continua, una crescita quotidiana, dove si cresce insieme ai bambini e nell'esperienza attraverso l'ascolto, l'osservazione e il fare, dare ascolto a quello che dicono i bambini, il loro punto, sostenere il loro punto di vista e cercare di renderli unici in tutte le cose che fanno. Abbiamo fatto un gran lavoro per avvicinare i servizi in convenzione con i servizi comunali, come lo abbiamo fatto anche tra scuola dell'infanzia e nidi, perché c'era diciamo un po' una disgregazione fra di loro. Abbiamo cercato di fare un po' una rete fra i servizi, anche facendo delle consultazioni all'interno del centro con le educatrici e insegnanti di strutture pubbliche e private, perché vogliamo che non ci sia questa differenziazione. Nei miei 40 anni di percorso ho iniziato come educatrice, sono arrivata a essere responsabile del centro di documentazione Roma Capitale. E posso dire che grazie al lavoro proprio delle educatrici, grazie al lavoro delle donne, che questo lavoro di cura si è trasformato e da lavoro di cura, che prima era recepito solo come un lavoro di cura delle mani, si è capito come la cura passa prima soprattutto da un pensiero. La cura è un pensiero, un approccio mentale che appunto dalla cura di questo pensiero, dall'intenzionalità educativa, si trasforma poi a un agire più consapevole.